collaborazione con GR Moto, Happy Moto, Sale e Pepe Caffè. Bentrovati, 38esima puntata di A Proposito di Moto e seconda puntata con il nuovo format da mezz'ora. Tra l'altro fateci sapere se vi piace questo nuovo modo di fare la trasmissione al nostro indirizzo email info.piedmont@grp.it oppure sui nostri profili Facebook, quello della trasmissione o direttamente il mio, Maurizio Ferrero, A Proposito di Moto. L'argomento di oggi, ve l'abbiamo anticipato su Facebook e via email, è quanto è importante lo stile in moto. Ci avete scritto, dopo leggeremo qualche email o qualche commento su Facebook, ma intanto vi presento gli amici con cui lo tratteremo oggi in studio. Alla mia destra Alberto Cagliano, ciao Alberto. Ciao. Alberto, sei venuto a trovarci tante volte, giornalista, ma pochi conoscono la tua seconda occupazione, ovvero il fatto di essere docente di storia dello stile della moto allo IED di Torino. IED sì. È l'Istituto Europeo di Design. Per esatto. Cui direi, insomma, che sei la persona giusta per il tema di oggi. A fianco ad Alberto c'è Federico Garibotti. Ciao Federico, bentornato a trovarci. Federico è un grande appassionato di moto, un collezionista e direi un cultore dello stile, no? Poi dopo cercheremo di capire perché. A fianco a Federico c'è Andrea Revennutini. Ciao Andrea, bentornato. Ciao. Andrea era venuto a trovarci qualche tempo fa perché insomma lui è un pilota, un appassionato di Vespe con cui addirittura ha fatto il Rally dei Faraoni e la Transanatolia. Sì, esatto. Oggi invece è qui perché è grande appassionato di moto, ma attento, molto attento anche allo stile, dopo ci spiegherai perché. Yeah. A fianco a Andrea c'è Massimo Raviola. Ciao Massimo, bentornato anche a te, sei venuto a trovarci mi sì, pare qualche certo, volta. Mi ha fatto volte. Una puntata sulle automobili con te qui chissà in questo mai. Studio, chissà come mai abbiamo parlato di auto. Bentornato Andrea, mototurista, grande appassionato di moto. Allora, comincerei con te Andrea. Perché per te è importante? Cioè, tu su Facebook ci hai scritto, è detto molto importante. Sì, parliamo di stile nel vestirsi, suppongo, direi, dice chi sei e cosa cerchi e mi fa stare meglio. Mie manie, ma ci ho sempre fatto attenzione. Sì, nel senso che secondo me la moto dipende prima di tutto da una scelta di vero e puro piacere. Cioè io non ho mai comprato una moto che avesse dei contenuti tecnici spaventosi e che non mi piacesse, perché poi devo scendere, guardarla e già provare piacere nel momento in cui l'accendo ci giro intorno. E quindi ho sempre cercato di abbinare anche quello che mi mettevo addosso, cercando di fare un po' attenzione ai contenuti tecnici, ma neanche tanto poi, e ad abbinarlo con la motocicletta. Quindi in Vespa, però non sono mai in secondo piano rispetto allo stile, dai. Sì, nel senso, esistono dei capi tecnici di ottima qualità che però hanno... Che sono anche belli. Che sono anche belli, esatto. E che sono più o meno adatti, così come i caschi. Ci sono un sacco di caschi di grandissima qualità, ma con dei design orrendi, e altri di altrettanta qualità, che si abbinano più o meno al mezzo. Con la Vespa a strisce uso dei caschi, chiaramente, che abbiano un po' più di brio e di colorazione. Sempre, chiaramente, dei fiberglass, insomma, con dei caschi straomologati. E così come giubbotti, pantaloni e prodotti anche tecnici che metti sotto, che però abbiano un certo senso con lo stile che ha la motocicletta, ma questo anche per piacere personale, anzi, certo. Soprattutto Federico, questo è il tuo stesso approccio, mi sembra, no? È un approccio chiaramente di natura estetica e culturale che mi sento di sottoscrivere in pieno col collega. Ti ho trovato un compagno di merda. Io sono molto contento, e ti ringrazio. Aggiungo anche, ovviamente, io sapendo che venivi e sapendo, insomma, ho cercato di trovare degli ospiti che in qualche modo... Devo dire la verità, sono molto contento, spero di ben figurare anche con... No, devo dire, diciamo, spieghiamolo, perché insomma l'idea di questa puntata è nata con te, no Federico? Sì, è vero, non voglio dire dove è nata, no, anche non diciamo. Perché non me lo ricordo, però no, sì, è stata... ma è qualcosa... Eravamo sobri, non mi ricordo. Ma più o meno, nel senso che è una tematica che potrebbe avere delle caratteristiche fatue. Ma in realtà io trovo giusto ricordare che in fondo il rapporto che ogni motociclista ha col proprio mezzo è un rapporto di natura emozionale e come tale può essere integrato o meno con una serie di particolari, di ricerche, e qui abbiamo anche un docente che ci può sviluppare la tematica,
è una ricerca che deve essere fatta, se uno crede, consultando persone o testi, eccetera, eccetera. Quindi ben venga questo aspetto, diciamo, esteriore, ma non meno importante dell'essere motociclista. Massimo, anche per te è importante, cioè quando decidi di prendere la moto, non è che sali in moto, prendi la prima cosa che ti capita, o anche tu sei attento al di là dell'aspetto sicurezza? Oggi parliamo proprio. Come dire, di stile. Ma personalmente no, non sono molto attento, nel senso che preferisco valutare l'aspetto tecnico della cosa, però mi rendo conto che lo stile, insomma, è essenziale, soprattutto nella scelta poi del mezzo che uno si acquista. Certo che insomma, il mercato insegna che una moto molto efficiente ma non affascinante alla fine rimane, come dire, invenduta. Invece una moto che ha un suo carattere, un suo perché, anche brutta nel senso, come dire, strana o comunque difficile, poi pian piano acquista un suo perché e viene poi apprezzata proprio perché è strana o è brutta, diciamo così. C'è il famoso brutto che piace. Io, insomma, lo stile lo vedo più sotto questo aspetto, anche, insomma, avendo avuto trascorsi di questo genere come lavoro, quindi... Sì, sì, certo. In effetti tu hai un passato in Giugiaro, giusto? Sì. Ok. C'è un motivo se sei qua oggi, sì, non è che invitiamo la gente così a certo. caso, insomma. Senti, devo dire che in effetti anche un nostro telespettatore, Domenico da Torino, ci ha scritto: se ciò che intendo io non mi interessa, quando vado in moto devo essere comodo, rilassato e concentrato sulla strada e godermi il viaggio. Se poi non ho il casco o la giacca intonati col colore della moto, pazienza, cerco di farmi una ragione. È ovvio, come dire, no, è un sentimento che poi è molto personale, no? Cioè, voglio dire, uno deve essere... Come dire, deve essere in sintonia prima di tutto con se stesso, no? Questo volevi dire prima, no, Andrea? Per te essere in sintonia con la moto significa anche avere, per te e per Federico, avere anche l'abbigliamento adeguato, che sarà il giusto. Anche se tu, Federico, hai più moto, ti abbiamo definito collezionista. Ti ringrazio. E immagino che con ogni motocicletta tu avrai un casco diverso, una giacca diversa. Ma guarda, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. No, non è una domanda, no, è più una affermazione. In realtà sì, però se uno ha la voglia e la pazienza di vedere qual è l'offerta del mercato, si accorgerà che in effetti... si può puntare a colorazioni o a contenuti tecnici che possono essere abbinati a più colorazioni, ecco, secondo me. Quindi ci sono dei colori cosiddetti neutri che, come si dice, possono andare bene su tutto, e mi riferisco al nero o alla fibra di carbonio, perché di nero c'è già la gomma della moto e a meno che non si tratti di una super sportiva di ultima generazione, genericamente la moto ha una colorazione unica, e qui mi potrà aiutare i colleghi. Quindi non mi sembra una cosa così difficile. Certo che... Cioè, per te è persino un po' scontata, insomma, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però vedo che Non citare i presenti, eh? Non citare gente che magari compra solo motociclette in colori neutri, così qualsiasi cosa metta, no, va bene. No, no, anzi, io ho proprio moto di colori non neutri. Non ne hai, lo sappiamo. Non neutri, con i quali, perché mi devono anche appagare, chiaramente, dal punto di vista visivo. E cerco... nelle mie limitate disponibilità economiche di fare il possibile, ne è vero, per ben figurare, come si suol dire. Non ti preoccupare, la finanza non guarda la nostra trasmissione. Ma io lo spero. Invece Massimo, come dire, ha introdotto il motivo per cui è qui con noi anche Alberto, ovvero lo stile nella motocicletta. Alberto, tu lo insegni allo IED, che cos'è che insegni ai tuoi allievi? Beh, il percorso che ha portato a sviluppare determinati modelli di motocicletta, il perché, il per come... Interrompo perché stavamo vedendo prima le immagini del T-Max modificato da Roland Sand, no? E credo che sia uno dei pochi scooter che forse, no, ci viene voglia di guidare.
Sì. Cioè di guidare oltre a quello che può essere un utilizzo urbano piuttosto che, perché qui credo che possiamo parlare di stile anche per quanto riguarda lo scooter. Secondo me è il classico mezzo che affascina molto gli addetti ai lavori, e i non addetti ai lavori un po' storcono il naso. Vabbè, sì, vabbè, questo probabilmente sì. Alberto, scusa, ti ho interrotto, ma perché questa cosa, questo T-Max mi piace moltissimo. Beh, riprendendo, sì, insegno, racconto più che insegnare, non, il percorso di alcuni modelli, perché sono stati fatti in una certa maniera, e quello che si nota è lo stupore dei ragazzi giovani che domani faranno questo mestiere, che quindi studiano veramente, nello scoprire che già anticamente, parliamo degli anni 40, che c'erano delle cose che sembrano fatte oggi, sì, per il domani, e questo è ancora importante. Si parlava prima di colorazioni delle moto intonate. Beh, in Italia si può dire che tra i primi a introdurre il concetto di colorazione vivace della moto c'è stato il marchio Rumi, che era proprietario, è stato fondato da Donnino Rumi, che era un pittore, e da Pietro Vassena, che era un ingegnere di sommergibili. Quindi un abbinamento molto strampalato, che però ha dato il là a una linea di motociclette incredibile. Non c'era nient'altro a quell'epoca, nessun'altra moto che miscelasse 4-5 colori addirittura. Va bene, allora facciamo così, manca pochissimo alla pausa, la diamo subito e torniamo fra 2 minuti, non mancate.
Bentornati, oggi parliamo di stile, ne abbiamo parlato nel primo blocco con i nostri ospiti, lo stile nell'abbigliamento, lo stile nella scelta, lo stile della moto. Abbiamo in linea l'amico Pierpaolo Fraddosio, giornalista, che saluto. Ciao Pierpaolo. Ciao Maurizio, buonasera a tutti in studio e da casa. Bentornato Pierpaolo. Senti, ti giro la domanda di oggi, quanto è importante lo stile in moto? Ma lo stile, chiaramente è una questione personale, però tendenzialmente io penso sia abbastanza importante, soprattutto se si abbia una motocicletta, in questo caso d'epoca, oppure di una marca elegante, penso alle marche inglesi, alla BMW, che è una marca blasonata. Comunque ha una certa importanza. Chiaramente si parla di stile quando si parla di utilizzo della moto in frangenti diversi dalla quotidianità, a mio avviso. Si può anche ottenere durante tutti i giorni, cioè si può anche andare in moto con stile tutti i giorni, però è anche più difficoltoso perché poi la pioggia, la città, eccetera. Però tendenzialmente dall'abbigliamento al portamento a tante cose, ha una sua importanza. Senti, secondo te perciò nella quotidianità è più difficile andare in moto con stile? Ma a mio avviso è più difficile, ma più che altro per le condizioni di traffico e meteorologiche, perché alla fine ci si prova, e chi è appassionato di una certa marca, è fanatico, può comprarsi tutti i gadget del brand e può utilizzarli anche quotidianamente. A Roma per esempio lo fanno in molti, è solo che immagino durante un acquazzone o qualcosa del genere. Vabbè, certo, con l'antipioggia, essere stilosi con l'antipioggia, forse solo il nostro amico Federico Garibotti ci riesce. Grazie. Non ho capito Maurizio. No, dico, evidentemente essere avere stile con l'antipioggia viene un po' difficile in effetti. Appunto, ci sono degli antipioggia anche interessanti esteticamente, no? Vabbè, è una marca molto è difficile. Diamo un suggerimento alle aziende produttrici, fate anche degli antipioggia che siano stilosi, eh? Mi sembra un ottimo suggerimento. Fate degli antipioggia slim fit, qualcosa del genere. Comunque no, è un po' più difficile a mio avviso. Quando si parla invece di una passeggiata della domenica in città o fuori con moto d'epoca o altro tipo di moto, è più facile. Il casco, certo, in particolare vintage, no? I guantini di cuoio, tanti di pelle e tante altre cose. No, ecco. Ok, grazie mille Pierpaolo per la tua opinione, alla prossima. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao, a presto. Allora, torniamo subito in studio e vi proponiamo una scheda su qualcosa che ha molto stile, ma vediamo, la nuova Harley Davidson Ultra Glide 3. A chi cerca grande comodità, capacità di carico e non vuole passare inosservato, Harley Davidson propone la versione 2014 della Tri Glide Ultra Classic. Il nuovo trike a stelle strisce è stato completamente rinnovato e monta un motore twin cam da 103 pollici. Questo propulsore ad alto rendimento offre una maggiore potenza per i sorpassi e la guida in salita ad un veicolo che in ordine di marcia pesa 560 kg. Il nuovo sistema di infotainment Boombox 6.5 è dotato di touchscreen a colori utilizzabile anche con i guanti, mappe GPS integrate, controllo vocale e supporto per comunicazioni anche da moto a moto. L'impianto stereo ha il volume variabile in funzione della velocità. Gli spazi di carico, ben 190 litri di capacità, sono stati riprogettati per ottenere un profilo più slanciato. Anche l'emblematica carenatura Batwing è stata modificata per ridurre gli scuotimenti della testa. Il prezzo di questa Grand Tour a tre ruote è di 36.800 euro. Allora, come abbiamo anticipato prima della presentazione di questa scheda, molto stile, ma possiamo ancora parlare di una motocicletta, Andrea? No, secondo me i trike non lo sono, sebbene ci siano degli antenati storici che hanno fatto veramente la storia della moto, come i Servicar dell'Harley Davidson, oppure come si chiamava quel mezzo? L'Ariete? L'esperto è Alberto. Anche i vari i tre ruote da lavoro fatti negli anni 40 dalle case italiane, quindi dalla Guzzi, dalla Gilera Marte, il Guzzi, esatto, Ercole, tutte queste cose qui. Però non sono moto, sono dei trike, tricicli, tre ruote. Sono una via di mezzo tra l'automobile e la motocicletta. Sì,
Sono, allora, in realtà io ho un sidecar e mi diverte molto, ma il sidecar è ancora un'altra cosa, però già non è una motocicletta, ha uno stile di vita completamente diverso, una concezione diversa, si usa in modo diverso. In realtà io ho conosciuto uno dei primi produttori di trike in Italia, di omologatori di trike in Italia, si chiama Mr. Trike, dove facciamo trike, un po' certo. di pubblicità. E gli ho chiesto, ma scusa, ma chi è che si compra queste cose? E lui diceva, se le compra, all'inizio qualcuno che magari aveva problemi a usare le motociclette tradizionali, e poi dice, le compra chi vuole stare comodo, no? Chi vuole avere un mezzo che non deve preoccuparsi della piega, della cosa, eccetera, vuole viaggiare, gli piace l'idea della motocicletta, ma vuole stare comodo, non vuole avere problemi e soprattutto vuole molta capacità di carico, perché 190 litri difficilmente li troviamo sì. su una moto più di una Smart, ruote. Sì, una Spider, una Spider. E, però voglio dire, questo è un po' l'idea di questi mezzi. Però ci sono, hanno un loro pubblico. Assolutamente no? Sì. Tu lo devi provare prossimamente? Sì, no? Devo andarlo a provare la settimana prossima. Quindi adesso... Sei emozionato? Ma incuriosito, sì, incuriosito. Perché comunque è un mezzo diverso da tutti gli altri. Credo che sia più semplice da guidare rispetto a un sidecar, no? Perché il sidecar bisogna proprio fare un. Cioè, chi li omologa ti fa un corso prima di dartelo, no? Mentre sì. questo probabilmente è un po' più semplice, ma credo comunque vada un po' guidato di forza, no? Perché Che supera. No, beh, allora un girettino così, una sorta di parcheggio l'ho fatto, quindi no, non è, perché è molto ben equilibrato nelle cose. Certo, non è una moto, neppure un Harley, quindi ha il suo peso. Però è stato fatto in modo da soddisfare, direi, più l'automobilista che non il motociclista, certo, comunque, certo. Quindi è stato reso molto facile nella guida. Sì, poi comunque è un mezzo che deve piacere, perché hai i difetti della moto e i difetti dell'auto, non hai pregi nessuno dei due, credo. Assolutamente, no? Sì. È curioso. Ti si nota in giro con un robot del genere. È curioso valutare la storia di questo veicolo, proprio questo specifico, perché appunto l'ha nominato prima lui, il Servicar dell'Harley. Nasce nel 1932 come veicolo da lavoro. Certo, questa è proprio l'evoluzione di un mezzo. Ma che da è lavoro, nato... da lavoro anche abbastanza curioso. E quell'utilizzo lì è comprensibile, no? Perché certo. In effetti, voglio dire, non... Veniva usato dai meccanici, veniva usato dalle concessionarie per andare a consegnare l'automobile, lo attaccavano dietro all'auto nuova e tornavano con il Servicar. È stato usato dalla polizia. Insomma, ha avuto però sempre come mezzo da lavoro. Adesso... con questa configurazione qui diventa un mezzo con cui adottare un nuovo stile di andare su strada, visto che siamo nel... perché comunque sì, non è un'auto, non è una moto, è un qualcosa certo. di diverso. Tornando all'argomento della nostra puntata, tu prima, Andrea, citavi il fatto che le case costruttrici sono andate molto dietro agli appassionati per quel che riguarda lo stile. O sì. attraverso questionari diretti o andando a vedere che cosa scrivono nei forum. E questo... Sì, questo sì, è una cosa che ho notato, cioè non l'ho inventata io, ma noto che è una filosofia di marketing che sta molto crescendo. Ha cominciato, bisogna dire, alla fine degli anni 60 l'Harley, con interpretazioni personali a volte di dubbio gusto, però ha cominciato a seguire quali erano le elaborazioni che facevano i clienti in America. E una cosa che sta prendendo molto piede qua in Europa, per esempio. Credo Yamaha sia su quella strada lì ultimamente, no? Assolutamente. Lui prima ha citato la 90 della BMW, ha fatto una Naked. Io che non sono un grande appassionato BMW, invece questa la trovo molto bella, molto proporzionata. Ho un vecchio Kawasaki V650 che io ho modificato anni fa perché l'ho un po' alleggerito, anche seguendo un po' la filosofia dei tedeschi e dei francesi. La Kawasaki ha tirato fuori l'800 e ha eliminato questi appesantimenti stilistici di plastica cromata che aveva e si è molto uniformata a quella che era in realtà il gusto, a quello che era il gusto degli utenti in Europa, e quindi hanno fatto molta attenzione a quello che succedeva nei forum, nelle strade. È una politica giusta, ma al contrario. Certo. Invece devo dire, Carlotta D'Agassino ci introduce un altro elemento del termine stile, ovvero lei dice è fondamentale, ma ci scrive non intendo l'abbigliamento, ma lo stile di guida. Giusto, giustissimo. Quanto per voi è fondamentale lo stile di guida? E cosa vuol dire per voi lo stile di guida? Per me è, io lo chiamo ritmo, non lo chiamo neanche stile di guida, cioè io ho il mio ritmo con il quale faccio un certo numero di chilometri ed è quello con cui mi diverto, non mi stanco, riesco a mantenere la concentrazione per molto tempo e faccio strada, che vada al mare o che vada a farmi un giro. Corro in gara,
con scarsi risultati, però diciamo comunque provo a correre in gara. Fuori ormai faccio abbastanza attenzione e ho un ritmo, e il mio stile di guida, che mi permette di fare anche, di tenere anche un ritmo tutto sommato abbastanza soddisfacente, e mi permette di fare molti chilometri, però è il mio stile, difficilmente riesco a guidare arrabbiato, anche perché credo che poi tu lo possa fare per molto poco tempo, perché poi la concentrazione cala, però è il mio stile ed è comunque così io vado in moto. Massimo, per te lo stile di guida è importante? È importantissimo, perché come diceva lui prima, e confermo, lo stile di guida è quello che ci dà innanzitutto la possibilità di poter guidare in maniera sicura, e non ultimo anche di durare, nel senso, se io devo affrontare un lungo viaggio sicuramente devo adottare uno stile di guida molto differente dalla scampagnata o la mezza giornata di domenica, ecco. Sono due modi diversi, essenzialmente diversi, di andare in moto. Uno può anche, come dire, se va a farsi la gita della domenica, essere un po' più allegro, senza esagerare chiaramente. La guida turistica deve essere una guida ponderata, anche perché generalmente poi insomma subentra il carico, subentrano i bagagli, quindi devi essere anche più, come dire, attento a come ti muovi per non generare insomma incidenti o cose del genere. Certo. Lui ha detto una cosa giusta, c'è anche chi si muove molto, chi certo. mette fuori il ginocchio, chi certo. si sposta in sella, chi meno, certo. insomma, lì anche piacere personale o divertimento. Beh, lì, ognuno ha il suo. Sì, 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 assolutamente. Allora, abbiamo praticamente finito, vi leggo invece l'ultima interpretazione di stile che ci manda Jacopo da Asti. Lo stile è rispetto dei ruoli e delle regole, educazione e cavalleria, distinguiamoci da chi va in auto, ignora il codice della strada e le buone maniere. E credo che anche su questo aspetto sicuramente, di stile possiamo essere tutti d'accordo. Io vi ringrazio, grazie ad Alberto, grazie a Federico, grazie ad Andrea e a Massimo, grazie di esserci venuti a trovare e della vostra passione soprattutto. Ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito, speriamo di avervi dato così un'idea di quello che per noi è lo stile in moto, e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che la motocicletta è uno dei motivi per cui vale la pena vivere. Grazie e alla prossima. In collaborazione con GR Moto, Happy Moto, Sale e Pepe Caffè.